Nei primi due brani della Messa c'è un verbo, servire, ripetuto per ben 12 volte, di cui 11 nel brano di Giosuè. Già questo fa capire il taglio con cui interpretare quella che viene chiamata alleanza tra Dio e il popolo eletto. Già il fatto che si tratta di una alleanza unilaterale dice tante cose. Per primo, che Dio non scende a patti con l'uomo, ma impone che sia servito. Lui rimane il Dio assoluto e non tanto come un amico speciale che scende sullo stesso piano della sua creatura. È importante cogliere la differenza tra il Dio assoluto e il Dio amico, compagno di viaggio. Eppure c'è un fascino particolare in quel discese che recitiamo nel credo della Messa per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Come se il Figlio di Dio avesse abbandonato la sede inaccessibile del suo trono celeste e fosse venuto sulla terra per prendere la sua dimora tra noi. San Giovanni dice in un modo più suggestivo: egli venne ad abitare in mezzo a noi. Letteralmente in greco c'è: il Verbo ha piantato la sua tenda tra di noi, eschenosè. La schenè è la tenda, ha messo la sua tenda. E la tenda è la casa del Beduino, è la casa dell'ebreo in esodo dall'Egitto, è la casa dove Dio si fa incontrare, la tenda del convegno. L'etimologia del sostantivo casa è la radice indoeuropea kai, che significa pelle, e che richiama appunto le tende dei nomadi. Oltre a casa, noi usiamo anche il termine abitazione, che deriva dal latino avere, avere, lo stesso etimo di abito. E qui ancora ci rimanda la pelle, a qualcosa che ci avvolge e ci protegge. Dunque, quando noi diciamo che il Verbo è venuto ad abitare tra di noi, diciamo che è venuto a piantar casa in noi e tra di noi. Sembra che il Dio dei cristiani sia il Dio vicino, a differenza del Dio lontano dei filosofi pagani, greci. Un Dio inaccessibile, misterioso, così purissimo da non contaminarsi con il creato. E per questo, per il fatto cioè che il nostro Dio cristiano sia diventato il Dio amico, il Dio compagno, il Dio vicino, che ora ci troviamo a trattare con un Dio svuotato di un mistero che è l'essenza divina, che fa la differenza radicale di una fede che è un salire verso l'alto, dove l'uomo può trovare la sua stessa realtà divina. Non è per questo perché il popolo non cadesse nella tentazione, nel rischio di assistere in modo del tutto superficiale ai misteri divini che nelle chiese ortodosse russe c'è la iconostasi. Che cos'è? Si tratta di una parete decorata con icone che divide il presbiterio, cioè la zona che vengono celebrati i misteri divini, dalla navata dove stanno i fedeli. Anche nelle nostre chiese d'Occidente c'era, almeno una volta, adesso non si vedono più, una specie di separazione costituita dalla cosiddetta balaustra, oggi sparita o rubata, mentre gli altari non erano rivolti verso il popolo come oggi. Secondo il pensiero orientale rimasto inalterato nei secoli, la centralità dei riti sacri
non doveva essere immediatamente svelata, perché costituiva per il fedele un percorso educativo composto da varie tappe che lo avvicinavano ai misteri. Si nascondeva alla vista, secondo la dottrina apofatica, cioè negativa, non dire, di Dio non si può dire niente, non si deve dire, in linea con il pensiero di padre della Chiesa, perché nelle tenebre che Mosè vede Dio, nelle tenebre, ed è anche perché la grazia opera nel cuore dell'uomo in maniera invisibile. Se il Figlio di Dio si è incarnato, è sceso sulla terra, ma non per incontrarsi con l'uomo da amico, come se la colpa di Dio fosse stata una distanza inaccessibile dall'uomo. Margherita Porete, la beghina medievale, arsa sul rogo il 1 giugno del 1310, in una piazza, la piazza principale di Parigi, a causa di un suo libro, dove tra l'altro si parla di un Dio lontano vicino, un'espressione che in un contrasto paradossale dà l'idea di chi è il Signore. Definire dunque Dio come il lontano vicino fa capire come Egli agisca, come il lontano che si fa vicino, ma in che senso? La vicinanza di Dio all'uomo non elimina la sua lontananza. Dio, paradossalmente, si fa vicino come lontano, in quanto essere supremo, egli si fa vicino nella sua essenza divina. Noi abbiamo banalizzato Dio, riducendolo così a un qualcosa di nostro. È un essere supremo. Sì, è vero, Cristo chiama amici i suoi discepoli. Ma contestualizziamo la sua dichiarazione. Gesù dice, notatelo, voi siete miei discepoli se fate ciò che io vi comando. Ma che strana amicizia è mai questa? Sarebbe come dire a una persona, tu sei mia amica, ma a condizione che tu mi obbedisca. Quel fate che io vi comando rimanda a quel rapporto tra Dio e l'uomo che non è alla pari, ma su un piano nettamente superiore. Il comando di Cristo è quel volere del Padre che si impone come mistero dell'essere supremo. Non si tratta di un rapporto di potere autoritario, come tra padrone e servo, ma di quell'essere spirituale che è il segreto del mio essere umano. Pure di dire che Dio è nostro amico, il nostro compagno, Dio è vicino, l'abbiamo banalizzato. I mistici parlavano di una nostra figliolanza divina per opera dello Spirito Santo, in cui non è Dio a diventare uomo, ma è l'uomo a diventare Dio. Se su questo piano intendiamo l'amicizia, allora sì, ben venga, ma se già riflettiamo sulla parola amicizia, forse potremmo capire di quale amicizia si tratti. La vera amicizia, anche tra di noi, sta in una elevazione reciproca nello spirito. Ma io non sono tuo amico perché scendo sul tuo piano banale, meschino. Dobbiamo elevarci reciprocamente, ecco come intendere essere amici. E non tanto sul piano puramente sentimentale. I veri amici si elevano reciprocamente alla ricerca di quel bene assoluto che non allontana tra loro due amici, ma li attrae nel profondo del proprio essere. Ma capiamo queste cose, certo, dire queste cose al mondo d'oggi è come parlare al vento. Oggi si parla troppo banalmente di amicizia tra genitori e figli, si è amici, non si deve essere amici tra genitori e figli, tra maestri e discepoli, non si può essere amici tra maestri e discepoli. Ricordo uno, non mi ricordo più se era Galimberti o no, un professore
che aveva detto la sua, che lui non usciva mai a mangiare la pizza con i suoi studenti, mai uscito, per un principio. Gli studenti devono essere studenti e i maestri maestri. Mamma, io sono amico, andiamo, usciamo a mangiare la pizza. Che i genitori siano genitori e che i maestri siano maestri, i figli facciano i figli, così i discepoli non si devono mettere sullo stesso piano. Dio è Dio nella sua infinita distanza di spirito purissimo, e ci ama così, nella sua essenza spirituale e non assumendo aspetti carnali. Una donna mistica, non mi ricordo più il nome, certe volte leggo, magari poi mi sfugge, ha detto una cosa veramente interessante. Dio non ama me, ma ama se stesso in me. È una cosa sconvolgente. A questo punto possiamo capire il verbo servire, così ripetuto nel primo brano della Messa. Altro che servire un Dio despota, siamo figli che rispettano il Dio assoluto fino a identificarci con Lui. Questo è un altro ragionamento, un'altra cosa strepitosa. È Lui che ci eleva a diventare Lui stesso. Quando ci penso, mi viene nausea per una religione che ha ridotto Dio al servizio dell'uomo. È vergognoso. La religione non ha ancora capito nulla di ciò che è Dio per noi. Ed è per questo che essa, la religione, ci ha bloccato nel nostro mondo interiore. Laddove Dio è purissimo spirito, pronto ad agire da Dio sommo bene, appena lo accogliamo, facendo in noi spazio, dopo aver tolto ogni nostra pretesa di mettere mano sulla realtà divina.